Maurizio Ciarra, tu sei venuto qui soprattutto in rappresentanza del gruppo dei 100 autori, giusto, al Festival di Ischia. Ecco, ma la situazione italiana com'è dal punto di vista legislativo sotto il profilo del finanziamento ai film, a parte insomma, la questione del budget, magari la vediamo dopo? Beh, è un po' una... siamo in mezzo a un guado adesso, nel senso che si stanno giustamente, come noi anche chiediamo da tempo, cambiando, tentando di cambiare delle regole. E si deve capire dove vogliamo andare. Quello che noi diciamo da tempo è che bisogna sganciare i finanziamenti dal ministero. Sì, dal ministero, soprattutto dall'elargizione che il ministro di turno ci fa. Allora abbiamo bisogno di certezze e queste certezze si possono creare se troviamo una fonte di finanziamento che all'interno del sistema dell'audiovisivo ma è sganciata dalla decisione del ministro. Secondo noi si raggiunge questo obiettivo se ogni soggetto che utilizza il cinema versa una quota percentuale degli incassi che fa sul cinema e utilizzando il cinema e le storie che noi raccontiamo, e versa una percentuale di questi suoi guadagni in un fondo che sarà quello che gestisce la produzione nazionale. In questo modo si ha una certezza di risorse, un automatismo delle risorse, quindi nessuno deve decidere se con la cultura si mangia o non si mangia, è un dato acquisito in partenza, e c'è un meccanismo di riutilizzo di quei soldi che va a promuovere nuovo materiale su cui loro possono giustamente continuare a fare affari. Ovviamente questo fondo poi sarebbe anche implementato dai fondi ministeriali. Assolutamente, cioè, quello è una base su cui insomma non si transige. In tutto il mondo e soprattutto in Europa, che ha fatto della diversità culturale una bandiera, il cinema va sostenuto e è incrementato con fondi statali. Il cinema difficile, il cinema che senza il mercato non si fa, la sperimentazione, i nuovi linguaggi, va fatto utilizzando risorse statali. Io avevo letto un po' di tempo fa, forse anche 6-7 anni fa, una proposta di legge nazionale che non so che fine avesse fatto, che prevedeva un'agenzia per il cinema, sì. Quindi un'agenzia indipendente, staccata dal ministero, che si sarebbe occupata tra l'altro di coordinare un po' tutto il settore cinema. È questa la direzione? Stiamo ancora lavorando su quella, purtroppo in Italia le proposte di legge insomma vanno avanti per decenni. La proposta, ovviamente rimodulata con i cambi che ci sono stati, però è ancora quella, cioè è di riprendere questo modello francese che vede un centro nazionale del cinema gestito dalle categorie che fanno il cinema e che sanno di cosa si parla. E che magari si avvicendano nell'amministrazione dell'ente, senza intrusioni politiche, E poi, come è giusto che sia, la politica, il governo deve fare il suo mestiere, che è quello di dare delle direttive e soprattutto di controllare che quelle direttive effettivamente vengono applicate. Il ruolo dello Stato è quello, insomma, non è quello di gestore o di produttore. O di quello che sceglie addirittura. Una domanda un po' insomma, provocatoria, forse anche già sentita. Si dice, molti dicono, soprattutto a destra, ma sono stati dati sprecati tanti soldi verso film che poi non valevano niente, che sono stati scelti solo attraverso favori e che poi non sono stati neppure distribuiti. Tu su questo punto qual è la vostra posizione? È vero che c'è stata un po' questa dispersione di soldi in questi anni? Allora, io innanzitutto insomma come principio rigettiamo il fatto che lo Stato ti ha dato 100 e tu hai guadagnato 40. Se lo Stato mi ha dato 100 in base a una scelta motivata, sono investimenti giusti e che mettono in moto un'altra serie di cose. Quando io faccio un film, insieme a me lavorano altre 80 persone che pagano l'IVA, pagano i contributi e pagano le tasse.
Se proprio vogliamo entrare nella polemica, il massimo della dispersione clientelare dei soldi si è avuto dalla gestione Urbani in poi, ed il massimo regista che ha utilizzato soldi pubblici senza far rientrare una lira è un regista sponsorizzato dalla Lega che si chiama Martinelli, che per ogni film ottiene 2-3 mila, appunto 2 o 3 milioni di euro, e che impone alla Rai di finanziare i film che al botteghino non incassano. Allora, se questo è il terreno di scontro, io dico che il massimo della gestione clientelare dei soldi si sono verificati sotto i governi di destra. Ma oggi come funziona? Praticamente ti danno dei soldi e tu in teoria dovresti restituire, il regista dovrebbe restituire questi soldi, che dovrebbero andare poi a finanziarne altri, così? In parte sì, adesso è cambiato da qualche anno, non c'è più un fondo circolare, diciamo, e il contributo è un investimento nel film. In genere poi sì, oltretutto insomma, la gestione che c'è ultimamente è altamente redditizia, perché i film finanziati col fondo di garanzia sono fra l'altro i film che sono stati campioni di incasso in Italia e che quindi hanno riportato all'interno delle casse dello Stato moltiplicati i soldi che erano stati investiti. Ascolta, come ti spieghi il fatto che, nonostante questa inversione di tendenza, insomma, del fondo dello spettacolo che si è notevolmente ridotto, invece tu stesso hai detto in un intervento che comunque sono gli anni migliori questi per il cinema italiano? Ma un po' perché, a cominciare da noi registi, abbiamo cambiato modo di fare film e abbiamo un occhio attento al pubblico, al mercato, eccetera. Un po' perché si è consolidata un po' un'industria, e quindi vuol dire che il produttore sceglie il film anche in base al tipo di sbocco sul mercato che pensa di avere. Il fatto grave e preoccupante è che noi in Italia abbiamo una centrale produttiva che ha due teste e non di più, che queste teste sono ancora una volta riconducibili alle due grandi centrali televisive che sono Rai e Mediaset, e che quindi la scelta di film del filone, in Italia andiamo avanti per filoni purtroppo, del filone da seguire è dettato dalle televisioni che decidono che film finanziare. E, insomma, questo non è bello. Quelli della Rai però sono sempre fondi pubblici alla fine, insomma. Alla fine sì, con sempre meno controlli purtroppo. Esatto, quindi toglie da una parte però comunque dall'altra, sì. E lo dà senza controlli. Ma le commissioni che adesso invece controllano i veri fondi pubblici sono... hanno dei filtri oppure possono fare quello che vogliono? Hanno alcuni filtri fissati da una legge e su cui noi stiamo chiedendo delle modifiche, perché c'è un meccanismo perverso che obbliga queste commissioni a dover finanziare anche dei film che non sono, come dice l'Unione Europea, film difficili che il mercato non finanzia, ma ad esempio ad esempio Manuale d'amore 2. Allora, in base ai parametri che loro hanno a questo famosissimo scaletto fatto di punti che Urbani aveva messo in piedi, alcuni film che non hanno niente appunto del film d'autore o difficile si trovano i finanziamenti automaticamente. Allora, questa è una ridefinizione che non stiamo chiedendo. Però poi Manuale d'amore fa rientrare i soldi nelle casse dello Stato, così. Siamo d'accordo, ma un compito che ci impone l'Unione Europea, quindi noi se ci gira ci appelliamo all'Unione Europea, che questi film non hanno bisogno di aiuti di Stato. E del fatto che cioè la produzione italiana invece dei privati, tu hai detto ci sono solo due punti di riferimento pubblici, però in effetti ci sono anche dei produttori ancora, tipo Domenico Procacci, che insomma cerca di... E il loro ruolo ora in Italia com'è? Cioè, c'è una... Allora, io con Procacci ho fatto il primo film e abbiamo vissuto insieme il cambiamento anche. Il fatto che adesso Procacci si stia consolidando come una piccola major può solo fare piacere. E il discorso che noi in Italia abbiamo bisogno di aziende integrate, cioè aziende che abbiano tutta la filiera produttiva, dall'ideazione ai romanzi come c'è Domenico, a una distribuzione, eccetera, è importante.
fatto importante è che ognuna di queste piccole filiere abbia una quota di mercato ragionevole, che nessuno eserciti un potere strabordante sul mercato, altrimenti i principi sani della concorrenza vengono violati. Allora, se una grande catena televisiva ha al suo interno anche la produzione, la distribuzione, come avviene per Medusa, anche il controllo e la proprietà delle sale, questo non va bene perché distorce il mercato. E puoi dare un esempio più pratico e concreto di questa distorsione, di come Medusa... Allora, il fatto che Medusa abbia al suo interno una catena televisiva che quindi assicura in partenza i diritti televisivi, in pratica la produzione al suo interno, perché Medusa utilizza soltanto al 99% produttori esecutivi. Il fatto che i diritti dei film rimangano interamente in mano a Medusa e non in quota al produttore che produce insieme a Medusa il film, il fatto che a cascata c'è la più grande distribuzione italiana è un circuito di sale che adesso, con scatole cinesi, vede al suo interno il più grande circuito di multiplex che c'è in Italia, che viene ricondotto a Medusa. Questo, in qualsiasi nazione capitalista avanzata, è uno di quei principi che non viene accettato da nessuno. Quindi gli svantaggi sono soprattutto nel momento della distribuzione, diciamo. E anche al momento dell'ideazione, perché il film in fase ideativa, se non corrisponde a tutte le aspettative dell'intera catena appunto distributiva, il film non viene prodotto. Però c'è Procacci che poi... Anche Procacci deve sottostare a una serie di obblighi del genere. Ora abbiamo sentito anche qua a Ischia, insomma, si sa che le regioni avranno un ruolo importante d'ora innanzi. Che cosa vi aspettate dalle regioni e quali pericoli, soprattutto paventi, che sono poi quelli che hai accennato prima? Soprattutto un coordinamento nazionale. Oggi ogni regione sta andando avanti per i fatti propri, e con delle competenze che non sempre sono all'altezza. E queste sono competenze molto difficili da raggiungere, e non tutte le regioni giustamente ce l'hanno. Allora noi vorremmo uno standard minimo che sia valido in tutta la nazione, perché sennò io rischio di essere valutato in un modo in una regione che ha competenze, e in un'altra regione in cui quelle competenze non ci sono io non posso essere valutato. Altra cosa importante è che i fondi abbiano una destinazione alla realizzazione dell'audiovisivo e non alla promozione del territorio. Ogni discorso sulla promozione del territorio viene dopo che il film è stato fatto e sulla base del film che è stato fatto. Quindi io autore non posso essere, ancora prima di cominciare a scrivere un film, sottoposto al bombardamento che mi dice vai a girare in Sardegna perché lì ci hanno i soldi, e io magari voglio fare una storia ambientata sul Monte Bianco. Se vengo in Sardegna è perché c'è la storia giusta per la Sardegna, e la Sardegna deve valutare il tipo di storia che io gli porto in base agli interessi, ma alla specificità della storia che io ho prodotto. E terzo, che ci siano una serie di sistemi di valutazione che siano fatti da gente competente e che sa, insomma, di che cosa parliamo, con una dotazione finanziaria che sia all'altezza. E cioè? Puoi dare un numero? Cioè, i numeri sinceramente non li so dare, però al di sotto di, che ne so, di un milione di euro all'anno penso che non si vada da nessuna parte. Ok, grazie di cuore.